Prove di regia nel Verdi prima della Carmen che chiude la stagione 2018-2019, debutto venerdì 21, repliche fino al 29 giugno. Un titolo che nell'immaginario collettivo significa grande tradizione lirica. Beh, è un grande spettacolo giocoforza perché c'è il coro, c'è l'orchestra, c'è anche il coro delle voci bianche, quindi ci saranno anche dei ballerini e abbiamo quindi uno spettacolo completo. Attenzione però, il maestro Oleg Caetani, che dirigerà l'orchestra del Verdi, avverte subito. Come diceva Mahler, la tradizione è spesso cattiva abitudine. Aspettiamoci dunque un approccio diverso, meno legato a determinati stereotipi. È una Carmen molto legata alla classicità dell'impostazione generale, quindi direi non tradizionale perché non mi piace questa parola, ma classica, cioè quindi molto rispettosa dello spartito di Bizet, dell'ambientazione originaria e del, chiamiamolo così, colore locale. Una Carmen fresca con tutti i giovani, tutti caratteri precisi per il ruolo, ognuna a suo modo. Abbiamo due Carmen completamente diverse tra la prima compagnia e la seconda. Sono due mondi completamente diversi. Una, la prima compagnia, molto più vicina a quello che voleva Mérimée, è sorridente, è molto, molto sexy, molto sensuale. L'altra è una Carmen svedese, dunque più dura, più fatale, ma molto affascinante a suo modo. Dunque il Verdi chiude un cartellone di grande successo contrassegnato da una filosofia nuova, cui non sono estranee le tournée in Giappone. Facciamo tanto, facciamo di più e appunto ci prepariamo ad una stagione nuova che verrà annunciata nei primi giorni di luglio e che riserverà anche tantissime belle novità. Sono 7 racconti e forse la peculiarità narrativa di questo libro è quella di essere ambientati tutti lo stesso giorno, perché avevo intenzione di fare una fotografia del paese. I temi, naturalmente attraverso la narrativa, io non scrivo trattati, sono tutti temi sociali, quindi parliamo di varia genitorialità, parliamo di ambiente, parliamo di giovani che non riescono a trovare lavoro, insomma una fotografia del nostro paese oggi. L'ultimo racconto che dà il titolo al libro, cara Premier, ti scrivo, parla di donne e di una visione di politica in fondo che è poco muscolare, molto tendente alla mediazione, che pensa come pensiamo noi donne molto alle future generazioni e che forse potrebbe essere la soluzione per tutti i problemi trattati nei racconti precedenti. Emerge un'Italia con tante problematiche, però un'Italia che non si arrende, un'Italia piena di persone straordinarie che lottano, che credono che domani sarà migliore, che non si arrendono e che sono sempre straordinarie, pure con le loro drammatiche, a volte problematiche. Devo dire la verità, io sarei molto contenta lo leggessero anche gli uomini, perché c'è appunto una visione che è quella di affrontare il mondo con uno sguardo femminile, che però non è solo delle donne, possono avercela anche gli uomini. Io questo me lo auguro molto. Preferisci recitare o fare il regista? It's a hard decision. I love. È difficile decidere, io amo tutti e due le cose, forse preferisco fare il regista perché è una cosa nuova per me, ma amo anche recitare quando c'è un copione nuovo e stimolante. Sono entrambi due fantastici lavori. Credi che sia necessaria più esperienza per fare il regista rispetto all'attore? No. No, sinceramente non credo. Penso che ci siano alcune persone che sono nate per fare quello.
Penso che ci siano persone che abbiano la testa per dirigere le altre nel recitare, per raccontare storie, per condividere le proprie idee e soprattutto per non chiedere agli altri il permesso di farlo. Come vivi il tuo grande successo per Grey's Anatomy? I don't really like the famous part. Veramente non amo la parte dell'essere famoso. Penso che ci siano dei benefici, sicuramente. Amo il fatto di entrare in contatto con tante persone, di aiutarle ad evadere un po' dalla loro vita, a vivere meglio, ecco. Ma in realtà sono anche una persona molto privata. Amo essere molto presente con la mia famiglia, con i miei amici, con i miei figli. Quindi a volte è difficile per me, però ci sto provando. Ti piace essere definito un sex symbol oppure no? No, ti devo dire la verità, no. So che è una cosa bella, per carità, nessun problema, però per me no, anzi è un po' imbarazzante. Avevo 11 anni. A scuola mi prendevano in giro perché ero quello nuovo. Rupert, scusi. Mi sentivo perso. Io e mia madre quasi non ci parlavamo. Tutti abbiamo un idolo da bambini. Il mio era John F. Donovan. Xavier Dolan dirige tra gli altri Natalie Portman, Susan Sarandon e Katie Bates in La mia vita con John Donovan. John F. Donovan, giovane star televisiva, in un momento di crisi inizia una relazione epistolare con Rupert Turner, aspirante attore che vive con la madre in Inghilterra. Mi rispondesse, ma l'ho fatto. Ora ho solo 11 anni, ma poi sarò come lui e faremo dei film insieme. Quando lo scambio di lettere viene reso pubblico in maniera fin troppo ambigua, ne consegue uno scandalo che distrugge la carriera di John. 10 anni dopo, durante un'intervista, Rupert incontrerà per la prima volta il suo idolo di un tempo. Sento di aver sbagliato veramente tutto. E se il mio posto non fosse questo? Se avessi rubato il posto di qualcun altro? La domanda è: come avresti potuto rubare un posto che è stato creato solo per te? Mamma, posso restare qui stanotte? Amore, puoi restare anche tutta la vita. Caro Rupert, non mi viene in mente un amico più eccezionale. Nessuno potrà capire questa amicizia finché non gliela racconterai tu.